sono notizie sempre più tragiche sull'evento di questa mattina, mi informano che i morti da 34 sono saliti a 100 purtroppo, e il numero potrebbe ancora essere maggiore. Mimmo, mi sa che il tuo stato d'animo in questo momento è assolutamente, come si concilia molto con quello che è successo nel Mediterraneo proprio oggi. A te comunque adesso il saluto, agli amici che sono intervenuti qui a Riace. Veramente mi viene difficile anche questa notizia, condiziona fortemente quello che era il senso di quello che dovevo dire. E ovviamente il primo pensiero era quello di ringraziare tutti voi, tutte le persone che continuate a manifestarmi la solidarietà, a credere che questa storia giudiziaria nasconde delle incertezze, delle cose abbastanza strane. Io non ho mai voluto costruire alibi o trovare giustificazioni per dire sono un perseguitato politico, visto che comunque su questa storia è evidente che gli schieramenti prendono parte in funzione del loro credo politico. E in parte, non completamente, perché a un certo punto anche la cosiddetta area progressista, soprattutto quando il ministro degli interni c'è stato Minniti, ha preso parte in maniera opposta, negativa, nel senso che in quel periodo probabilmente la propaganda di ostacolare l'immigrazione era qualcosa che provocava il consenso, come è stato poi per il partito della Lega, che lega la ragione di essere unicamente all'oppressione verso le politiche dell'immigrazione. E quindi la mia storia diventa una cosa molto secondaria rispetto a quelli che sono i veri drammi dell'umanità, e ogni volta vivo anche in maniera queste occasioni, le vivo come se sono indirettamente motivo di quasi disturbare tutti voi, così che dovete venire da lontano da una parte, ma ovviamente dall'altra la vivo anche con un forte senso di gratificazione. Mi fa piacere che tante persone come me condividano alla fine non una storia così specifica, ma quello che effettivamente rappresenta questo tentativo, che è stato quello di in una realtà semi-abbandonata, stata facendo poi la politica dell'immigrazione, dell'accoglienza, è diventata la cosa più importante anche per un'idea di sviluppo di queste aree che vengono definite aree interne, abbandonate, aree fragili, dove ci sono i fenomeni dello spopolamento, ma anche i fenomeni del condizionamento da parte delle famiglie di mafia, dove tutto il ciclo sembra essere opprimente, che non lascia spazio al futuro delle nuove generazioni in questi contesti come viaggio. Ecco, il messaggio più straordinario che è arrivato e che si lega poi a quelle che sono anche, come devo dire, anche la storia del luogo, di una ragione per la loro vita, volevano le case, vogliono vivere, sono in fuga dalle guerre, dai drammi dell'umanità. È normale che l'ultima possibilità rimane quella di intraprendere questi viaggi. Sono viaggi drammatici che raccontano poi la morte, la fine. E comunque è anche evidente l'ingiustizia del mondo. Finché ci sono queste forti disuguaglianze, finché ci sono questi tentativi drammatici di quello che è successo, ci rendiamo conto che
è là che prendiamo coscienza. Ma tutte le norme, io questo ho imparato facendo il sindaco, essendo stato in prima linea coinvolto, le norme sono fatte solo per ostacolare. Il mio stato d'animo rispetto a quello che è l'evoluzione della storia giudiziaria e come e la prima cosa che sentivo forte era quella di dire: io non voglio creare altro il seguitato politico, è troppo comodo così. Voglio essere giudicato se ho sbagliato, altri condannati in primo grado, diventi un'occasione per dire, per fare prevalere un atteggiamento di pietà o dati in primo grado, ma non con l'atteggiamento che mi devono accontentare, perché intanto poi devo comunque andare nella galera. E allora questa pietà io proprio non la voglio. La giustizia deve essere vera, più profonda possibile, più autentica possibile, perché involontariamente mi trovo al centro di una storia che diventa un messaggio politico importantissimo. E questo magari per il potere, per il sistema, queste parole mi rimbalzano in un modo come se sono delle cose che non si vedono, che non riesco, sento sempre parlare del sistema, del potere, dei poteri occulti, delle massonerie, delle mafie, però poi il confronto con la realtà, io non riesco ad avere questo livello di percezione, sembrano delle parole che si ripetono e non riesco a capire. Il fatto che, ecco, provo anche un senso profondo così di liberazione della mia coscienza, nel senso che non ho rancori, io non ho rancori e non ho vendette, non voglio diventare come quelli che perseguono e che condividono la logica così della vendetta giudiziaria che inneggiano al 41 bis. Anzi, io voglio anche esprimere la mia personale solidarietà verso Alfredo Cospito, che si può a subire quello che è una cosa atroce, quello che voglio raccontare, quello che sento oggi nella mia coscienza, così senza una strategia mentale di quello che dovevo dire, ma proprio di rimbalzo, quello che è la mia coscienza in questi momenti, fortemente condizionata da quello che è avvenuto a Crotone, ecco che accetterò, tanto sono obbligato, ma quello che io vado rincorrendo è una assoluzione prima di tutto morale, è quello che più mi interessa, interessa a me, interessa a voi, interessa a tutte le persone che condividono ideali veri di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza, perché la storia dell'accoglienza di Riace è stata una storia di un'accoglienza che nasce per ideali politici. Io mi sono rapportato, mi sono avvicinato alle politiche dell'accoglienza ad uno sbarco e a condividere la questione del popolo, la rivendicazione e la lotta del popolo curdo, e poi da quella volta è stata un continuo condividere le istanze più grandi di noi della questione palestinese e di tutti i popoli oppressi del mondo. Questo è stato il senso più autentico, che poi abbiamo visto diventa strategia nella misura in cui i paesi come Riace delle aree interne rinascono, si rigenerano grazie all'accoglienza e alla presenza. Non si può fare comunità se non ci sono le persone, i progetti sono fine a se stessi, e tantissime cose io vi dico solo che per averle vissute come questi sistemi così di
di progetti come lo SPRAR, anzi ho sempre pensato, sono sicuramente perfettibili, ma vi posso assicurare che in pratica le norme, le linee guida, i manuali di rendicontazione, tutti orientati non al 100% per favorire accoglienza e integrazione. Ecco, io istintivamente ho fatto, mi ricordo quando c'erano gli inquirenti che venivano, sindaco, come lei ha praticamente fatto tutto con l'economia dell'accoglienza, la fattoria sociale, non solo il frantoio, i laboratori di artigianato, ma perché è stato l'istinto a guidare, ma comunque anche legato a quella parola accoglienza integrata. Non si può pensare all'accoglienza come qualcosa che risponda solo al fatto emergenziale dei primi giorni e poi le persone vanno, vengono, ma il tentativo a Riace è stato anche quello di determinare una stanzialità, di determinare proprio la costruzione di una piccola comunità globale aperta al mondo, in cui proprio i confini si dissolvono, e ovviamente diventa un messaggio politico. Il neoliberismo, un signore me l'ha imparato alla festa dell'umanità a Parigi, di fronte a tantissime persone, mi ha chiamato in francese, ha detto così, che il vero nemico del neoliberismo è l'umanità. È vero questo, pensandoci bene. Ecco, ovviamente la mia speranza è quella di essere assolto, ma non voglio che rimanga nemmeno un'ombra, e non voglio nemmeno, come ho detto prima, nessun alibi e nessuna giustificazione. Sarò obbligato ad accettare, ma quello che mi rimane è la soluzione morale di avere condiviso il sogno di riscatto dei paesi, con la possibilità a tante persone che sono arrivate con la speranza di una vita, di avere contribuito alle loro istanze, le loro attese. Paradossalmente dico solo due cose per quanto riguarda la situazione attuale, e che quella sentenza comunque ha provocato anche degli aspetti positivi. Ecco, lo so che mi sono anche in questi anni così istintivamente collegato a storie della politica come che per me sono stati il riferimento, soprattutto negli anni in cui cominciavo ad avere questi forti interessi della politica, che per me è Peppino l'impastato. E anzi voglio veramente ringraziare i compagni mi hanno regalato il libro di Pino Mantello, che non lo so se è qua in mezzo a noi, ma è qua. Carlo Bonmarito e Marcello Circosanzo, per me il premio che è stato su indicazione di una persona che ho sentito tante volte vicino a me, che ha preso parte anche con sofferenza, ho causato dei problemi. Si chiama Emilio Siriani, mi hanno dato e qua in mezzo di uno che per me negli anni dell'impegno del movimento studentesco, che Valeriota è stato un riferimento imprescindibile. E poi con da vicino, e insomma,
potrà succedere qualsiasi cosa, ma mi sento di dire dal più profondo dell'anima. Ma devo dire anche che ci sono tante incertezze e che forse non mi posso nemmeno permettere, visto che sono di parte e voglio mantenere l'obiettività, voglio che sono tante incertezze che, e tante ombre. Voglio ringraziare tutti voi, tutti dal più profondo del cuore, e anche i miei avvocati che in maniera spontanea, senza, io non avevo manco la possibilità per poter pagare, dovevo nominarmi un avvocato d'ufficio, invece loro hanno, alla fine, accettando di difendermi, hanno voluto condividere anche come un ideale di giustizia più profondo, più vero. E a tutte le persone, non voglio, con le quali ho condiviso il sogno di un'altra umanità tutti questi anni, può darsi per me ancora sarò un poco di mesi, sarò in libertà, ma voglio leggere un testo che Francesco D'Accomanno, che ha letto e mi ha fatto commuovere quel giorno al No Mafia Memorial di Palermo. E poi chiudiamo. Essendo un uomo di legge, da una frase del colonnello Sportelli nel processo di Dopri, parafrasando il Calamandrei delle famose epigrafe, lo avrai, camerata Kesserling. Noi gli rispondiamo, lo avrete, giudici ed inquisitori. Il monumento che pretendete da noi compagni e da quanti vogliono restare umani. Ma con che pietra si costruirà, tocca a noi deciderlo. Non con le membra straziate delle migliaia di esseri inermi distrutti dalla disumanità, di leggi ingiuste. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri fratelli migranti riposano in serenità, non con la neve insanguinata delle montagne che per tanti inverni li sfidarono, non con la primavera di queste valli che li videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che come me volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e la disumanità del mondo. Su queste strade, se vorrete tornare ai nostri posti, ci ritroverete, morti e vivi, con lo stesso impegno popolo serrato, intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Grazie Mimmo.